bene la partenza per Rina. La Ferrier rivediamo ancora l'importanza estrema in tempo, perché saranno i tempi che vengono di volta in volta rilevati a fronte di ogni atleta che sta provando a determinare la classifica e a nominare il campione regionale di questa specialità e per questa categoria. Tempo di riferimento per questa prima finale 27:89. In questo momento lo sanno bene gli atleti che il tempo, il principale protagonista di questa prova, non il piazzamento all'interno della propria batteria, dobbiamo lanciare sul traguardo, tempo finale per loro 29:13. Molto bene anche la partenza per queste 5 atleti che vediamo distendersi sul percorso e sulle curve dell'impianto di Paderno d'Adda, stanno ora classificando in curva proprio per la volata conclusiva, quello che può fare l'unicamente su questa finale, che ha il compito di fermare i chilometri per ciascuna atleta. Siamo alle battute finali ed è quella, allora l'unico spostante 28:26. Disputando la finale numero 4 del 200 metri sprint categoria esordienti femminile, ecco le già lanciate verso il traguardo conclusivo di questa prova. Tempo di riferimento per loro 27:08. C'è un atleta che è rimasta coinvolta in una caduta. Della batteria della finale per indovinare il numero 5, siamo alle battute conclusive, tempo di capire 26:56. Bene, questa volta la partenza per il numero 24, sulle corse di gara, tutta la gruppata che vediamo entrare in curva in questo istante, vediamo transitare proprio lì e portare all'uscita pronte per lanciare la parata conclusiva, sempre grande equilibrio in questa finale numero 6. Siamo a pochi metri dal traguardo e il loro tempo di gara è di 27:66. Sul percorso nuovo Arturo Corti, Alessandro e Fiori, anche qui facciamo un grande equilibrio all'interno di questa finale, siamo allo sprint conclusivo, quindi davvero una partita di più per voler dire vincere il titolo, tempo finale 28:47. Molto bene la partenza anche per questa finale, a fronte che stanno facendo tempo in queste fasi iniziali della gara, per cambiare il ritmo in posizione della curva, per andare in forma ulteriore sui pattini e per sprigionare il massimo campione, rettilineo inclusivo, quello che le avvicina al traguardo finale, ecco le ponte a fermare il tempo, che per noi indicativamente risulta essere di 26. Per questa finale la numero 9 siamo già all'uscita di curva, il gruppo è allungato in una volata che rimane sulla prima, adesso la volata finale, ecco la vedo
26-61. Conclusiva anche per questa, attenzione, una fortunata caduta, 27-02, intanto il tempo. Partenza corretta e lavorare anche per questa 11ª finalina di Marina, Renzi e Margherita stanno chiedendo, Zoni di Becca, Ciravolo, mi ha ucciso in collo sulla porta fricata, abbiamo uscire di curva proprio in questo istante per lanciare la volta finale, lo sprint conclusivo, ed ecco in largo in questo istante un tempo di 26-62. Il Blaga studio chiuso, la decima finale partita adesso in 3 carico, tempo indicativo 27-12.